Siamo a Vercelli, di fronte alla chiesa di San Cristoforo, dove entreremo tra qualche istante. Sì, perché questa sera l'Italia ci stupirà ancora una volta. Questa nostra Italia straordinaria ci racconterà una storia sorprendente e assolutamente vera. Insomma, l'Italia ci racconterà ancora un suo segreto. Sì, perché stiamo per entrare attraverso un viaggio in un ambiente speciale. Infatti, sarebbe di un italiano uno dei brani più importanti e famosi di tutta la Francia. Rivoluzionari, fermi! Fermi! Silenzio! Sono rivoluzionari, infatti, fanno un po' di confusione, ma un indizio ce l'hanno dato. Ma la canzone non è questa, il brano non è questo. Riorganizzatevi, perché il viaggio sarà lungo. Entriamo. Questa è una chiesa semplice e nello stesso tempo bellissima. Stiamo entrando al suo interno, un momento nel quale è chiusa, perché così possiamo mostrarvi tutta la sua bellezza in assoluta solitudine. Questa chiesa è stata costruita, la sua costruzione è finita nel 1515. Un pittore, si chiamava Gaudenzio Ferrari, ha dipinto qui dentro, pensate, per 5 anni e ha realizzato una pala che vediamo dietro il crocifisso. Una pala che ci deve raccontare qualcosa, ma adesso noi non passiamo attraverso l'altare per una questione di rispetto. Facciamo il giro attraverso la sacrestia, perché lì di fianco c'è una porticina e da sotto il coro potremo vedere questo dipinto e capire cosa dobbiamo guardare con attenzione. Vieni, dovrebbe essere di qua. Eccoci qua. Questa è la porta della sacrestia. Vieni attento, Marco. C'è la molla, ecco. Questa è la sacrestia. E queste sono le chiavi, questa chiave qui. La chiave rosa dovrebbe essere quella della porta. Un'altra chiave nella storia di Voyager. Eccoci. Siamo qua. Nella storia dell'uomo, dell'umanità, sappiamo benissimo che le cose sono state scoperte o inventate nel corso di una linea temporale ben precisa. E questa linea è scritta, però qualche volta questa linea va modificata. È quello che sta per succedere, sì, perché nel racconto che vi stiamo per proporre, un racconto che parlerà di Italia e ci farà vedere ancora di più come questa nostra Italia è un'Italia straordinaria, bene, questa Italia ci permetterà di scoprire qualcosa legato al mondo, anche che parte dal mondo della musica. E in particolar modo questo quadro ci racconta qualcosa di questo tipo. Questo quadro è del 1529, eppure in questo quadro, si chiama La Vergine degli Aranci, c'è qualcosa che non dovrebbe esistere. Se guardate bene, in basso c'è un bambino, un putto che ha in mano un violino. Bene, quel violino non dovrebbe esistere, perché nel 1529, secondo la storia ufficiale, il violino non era ancora stato inventato. È il primo tassello di questo viaggio. La parola a Stefano. Roberto, la Madonna degli Aranci raffigura la Madonna, appunto, con il bambino e San Giuseppe circondati da santi. Ai loro piedi due angeli. Uno di loro tiene in mano un violino. Ed è proprio questo il dettaglio che stona. Il violino più antico esistente risale infatti al 1564 e fu realizzato da Andrea Amati di Cremona. Così almeno ci racconta la storia. Ma come hai detto tu, questo dipinto è antecedente al 1564 e anticiperebbe di alcuni decenni la vera nascita del violino.
E non solo, Stefano, sì, perché quella che stiamo portando avanti questa sera è un'indagine, è un giallo veramente sorprendente, con delle tappe intermedie. Fate attenzione, perché è sicuramente una delle storie più affascinanti che abbiamo mai raccontato, e al termine faremo anche, dopo il colpo di scena, un riassunto di tutto questo. È arrivato il momento di incontrare un altro documento, e per farlo abbiamo ottenuto l'autorizzazione di vedere l'archivio dell'Arcidiocesi di Vercelli, dove ci troviamo. Eccoci qua, Biblioteca Diocesiana Sala Cavazza. E siamo arrivati in questo luogo dove si respira, c'è proprio l'odore della biblioteca antica. E qui ci dovrebbe aspettare, dovrebbe esserci il professor De Luca. Professore, qui? Eccoci, eccoci, ha già il raccoglitore. Ben trovato. Buongiorno a lei. Allora, dicevamo di un documento, ci siamo sentiti nella giornata di ieri, lei lo ha trovato. Siamo riusciti a fare anche una fotocopia particolare. Prima questo, ecco, lo teniamo per dopo, perché ecco qua. Perché il documento in effetti è questo qui, così un po' sbiadito, no? Questo documento come mai è così sbiadito? Come, cosa è successo? Essendo un documento antico, purtroppo ha avuto una serie di vicissitudini naturali. E quindi, si vede anche che qui è stato magari un tempo bagnato. Si è un po' scolorito. Mentre voi avete fatto questa fotocopia esaltando i contrasti, e c'è una frase particolare, no? Quale? Particolare, abbiamo il Magister, quindi il maestro, Ligna Marius, quindi è riferito allo strumento ligneo, e quindi è un'attestazione di un lavoro fatto nello specifico proprio sullo strumento musicale. Questa definizione perché viene abbinata o associata al violino? Perché la stessa definizione è ritrovata poco più tardi di Amati, e quindi, visto che era utilizzata in quel modo per lui, questa è praticamente la stessa cosa, e quindi possiamo dire che è associabile a questo tipo di attività. Però qui abbiamo una data, no? Infatti il documento riporta 1509. Ecco fatto, quindi poco meno di 60 anni, 55 anni prima, insieme al dipinto che abbiamo visto, con questo documento si può cominciare a poter lavorare per capire esattamente se tutto questo può innestarsi nella storia, se può riscrivere gli inizi della storia di questo strumento ad arco. E c'è di più, Roberto. In un documento risalente al 1523 e conservato a Torino nell'archivio di Stato dei Savoia, compare per la prima volta la parola violino, violon per l'esattezza, ben 41 anni prima dell'invenzione ufficiale dello strumento. Grazie per averci accolto e per averci fatto scoprire questo passaggio che rimettiamo nelle mani degli esperti per essere approfondito e per fare in modo che la verità emerga in maniera completa. Buon proseguimento, grazie e buongiorno. E questo è solo l'inizio di questo viaggio, sì, perché non siamo venuti qua per raccontarvi che il violino è stato inventato 55 anni prima della data ufficiale, di quella riportata sui libri, ma è già una cosa molto importante. Sì, violino. Il punto di contatto tra queste due parti del racconto è proprio il violino, perché stiamo per parlare di un violino veramente unico, uno Stradivari che ha avuto una storia legata alla vita di un violinista che per un certo periodo di tempo lo ha avuto con sé, era talmente affezionato da tenerlo stretto sul suo corpo anche dopo la morte. Si chiama Lenoir. Lo show, lo spettacolo deve andare avanti.
E in questo violino è racchiuso tutto questo, un violino che racconta una storia, una serie di storie, le noir, l'oscuro. Questo violino che un giorno addirittura si è chiuso, non voleva più farci sentire la sua musica. Poi, alla fine, una sorpresa per tutti, una storia che stiamo percorrendo. Il violinista e la vedova, due protagonisti di questa storia che si incontrano e nasce qualcosa legato ad un vero protagonista, il violino. Un violino che ci accompagnerà nel corso di questo viaggio, un viaggio sorprendente ma, come sempre, assolutamente vero. Tutto nasce da un sogno ricorrente che fa la signora, dove il marito le dice: bisogna donare questo violino, un violino importante, un violino che scopriremo nel tempo. Bene, bisogna donarlo ad un grande violinista. La ricerca comincia. Una sera, dopo un concerto, mi si avvicina una signora e mi dice che vuol farmi vedere un violino e mi lascia un biglietto da visita se per favore il giorno dopo posso andare da lei. La mattina dopo si sveglia, ripensa a quanto accaduto e decide di andare a questo appuntamento. Questa donna gli farà un regalo che cambierà la sua vita. Era il 1996. Così quel giorno io sono tornato a casa con questo violino dato da una famiglia che assolutamente non conoscevo. Non conoscevo né il marito, non conoscevo né lei, quindi aveva qualcosa di strano. Sono andato dal mio liutaio, gli ho fatto vedere lo strumento dicendogli di montarlo e lui è rimasto impressionato. Subito mi ha detto: ma dove l'hai preso? Cosa hai fatto? Perché pensava che fosse una cosa veramente strana, no? Il fatto che io potessi avere questo strumento, e infatti lo era. Era uno Stradivari rarissimo del 1721. Appartenuto a numerosi violinisti, il più famoso Jean-Marie Leclerc, che gli aveva dato anche il nome. Era conosciuto come lo Stradivari Leclerc, ma aveva anche un altro nome, Le Noir, il nero. Perché? Uno dei soprannomi che questo violino si è portato dietro nel tempo è stato la voce dell'angelo, perché la sua musica era celestiale, unica, splendida, eppure non suonava più. In gergo tecnico non si apriva più, c'era qualcosa che gli mancava per troppi anni. Non aveva suonato per troppi anni, la musica era rimasta lontana da lui. Ero un po' disperato e anche un po' preoccupato e quindi avevo già quasi pensato di restituirglielo. Ma un giorno, esattamente dopo 5 anni che io lo suonavo, lui una mattina si è riaperto totalmente e come ho appoggiato l'arco sulle corde, veramente ho sentito qualcosa di magico, veramente un suono che correva e un suono finalmente cristallino come doveva avere veramente lui. Un giorno prima, solo 24 ore prima, dopo 5 anni, il violino si è aperto. Ha ricominciato a suonare, ha cominciato di nuovo a far sentire quella voce dell'angelo. 24 ore prima del concerto che Guido Rimonda avrebbe fatto di fronte alla donna che glielo aveva donato. Bella coincidenza, no? Bene, ma adesso dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, perché questa storia continua. Continua in maniera inesorabile verso un finale realmente a sorpresa, un finale che chissà, forse qualche francese non apprezzerà. Anzi, a proposito di Francia, andiamo proprio in Francia. Siamo intorno al 1700 perché dobbiamo parlare di un fatto
di sangue. Jean-Marie Leclerc. Abbiamo già detto che questo è il nome che fu dato allo Stradivari, oggi posseduto dal maestro Guido Rimonda, in onore del violinista più famoso ad averlo suonato. Leclerc fu un grande virtuoso del Settecento, considerato il più grande virtuoso francese. Ma fu anche un uomo strano, oscuro, come il suo violino. Jean-Marie Leclerc ha vissuto rinchiuso nella sua casa fortezza di Parigi l'ultimo periodo della sua esistenza, tormentato da malattie immaginarie. Era solo con il suo violino prezioso, lo Stradivari acquistato in un viaggio in Italia, che suonava tutto il giorno e tutta la notte, in un rapporto di simbiosi assoluta, un rapporto malato. Gli unici contatti con il mondo esterno erano indiretti, attraverso il cibo che gli veniva lasciato. Ma una notte questa magica solitudine fu spezzata. Leclerc non era più solo, un nemico si era intromesso tra lui e il suo violino, un nemico in carne ed ossa, armato di un coltello. Leclerc era morto, assassinato, pugnalato alla schiena. Chi può averlo ucciso? Un parente, un musicista rivale. Fatto è che in questo momento drammatico Leclerc fa un gesto d'amore nei confronti del suo violino. Cerca di prenderlo nell'ultimo anelito di vita che ancora lo accompagnava. Un gesto che rimarrà così, fermo nel tempo per molti giorni, circa 2 mesi, sì, perché la sua vita così appartata lo aveva estraniato dalla società, e quindi prima che i gendarmi entrassero dentro questo appartamento sono passati dei mesi. La sua mano appoggiata sullo strumento per molto tempo lascerà un segno indelebile per sempre su quel legno. Il violino è ormai orfano. Non c'è più l'uomo che tanto lo ha amato, ma la sua storia continuerà. Continuerà fino ai nostri giorni. Dopo l'omicidio, questo Stradivari passò di mano in mano, da un violinista a un altro, portando sempre con sé questa impronta, questa parte più scura, anche per questo fu chiamato Lenoir, l'impronta di Leclerc, che lo aveva tenuto addosso, lo aveva tenuto vicino a sé, e in 2 mesi il corpo si era decomposto, aveva corroso una parte del violino, rendendo molto più sottile il legno nel punto del contatto. Nel Novecento invece questo violino arrivò a degli antiquari, dei collezionisti, e da quel momento non suonò più. Voi sapete quanto un violino debba suonare per riuscire a mantenere viva l'essenza al suo interno, mentre questo violino lentamente si è spento, finché un giorno non ha incontrato un altro grande violinista, e da lì un'avventura che viviamo insieme. Ricorda molto la voce umana, e lo stesso anche la sua vernice ricorda un po' la pelle, quindi insomma è veramente una grande opera d'arte. Quando giro col violino nell'astuccio, io sento che comunque delle vibrazioni, magari e percepisco qualche cosa. Eh sì, possiamo dire che il maestro Rimonda sia stato un po' un predestinato, perché questa sua passione per il violino l'ha portato ad avere uno strumento eccezionale, a raccontarci quanto abbiamo trovato
riguardo le origini di questo strumento e ad avere la paternità di una scoperta che stiamo per condividere insieme. Una scoperta importantissima che ci farà conoscere, scoprire ancora meglio un grande violinista italiano, Giovan Battista Viotti. Rivoluzionari, silenzio! Questa non è la canzone, questo non è il brano francese sul quale adesso scopriremo cose importanti. Perciò, per cortesia, neanche dell'epoca giusta, questo è di un altro periodo e poi siete pure stonati. Eh sì, Giovan Battista Viotti. Forse molti di voi lo ascolteranno per la prima volta il suo nome. Eppure era un contemporaneo di Paganini e si era creato anche un confronto, un antagonismo tra i due, come i tanti antagonismi della storia, come Coppi e Bartali, come nella musica Beatles e Rolling Stones, come nel calcio Messi e Ronaldo. Bene, Viotti e Paganini erano entrambi presenti in quel momento del panorama musicale del tempo, e però Paganini era bello e maledetto, era molto più scaltro nel fare pubbliche relazioni. Viotti era solo bravo, era tanto bravo. Tant'è vero che lui stesso ha cambiato il violino, per meglio dire, ha cambiato l'arco. Prima di Viotti, l'arco, l'archetto del violino era fatto proprio a forma di arco, come vediamo da queste immagini. E questo arco permetteva solo delle note brevi e delle note che ricordavano un po' il violino come uno strumento post-medievale, nulla di più, con l'archetto leggermente rovesciato di Viotti, quello che si usa ancora oggi, il violino è diventato per grandi esperti, per fare in modo che i violinisti potessero esprimere il massimo del loro potenziale, e tanti improvvisatori così sono scomparsi. Ma Viotti ebbe una vita difficile perché era tanto bravo da essere chiamato dai re di Francia alla loro corte. Sì, i loro datori di lavoro erano Luigi XVI e Maria Antonietta, solo che poi è arrivata la Rivoluzione Francese e i suoi datori di lavoro furono incarcerati e poi decapitati. Lui stesso fuggì e la sua fama ne subì un forte contraccolpo. Insomma, questa sera facciamo un viaggio nel tempo. Avete sentito? Stavano provando gli strumenti, perché questa sera lo incontreremo e capiremo cosa sta succedendo. Incontreremo Giovan Battista Viotti. Scusate ragazzi, devo passare un attimo. Allora, questo è un sestetto d'archi sotto la direzione del maestro Viotti. Abbiamo visto che negli anni 2000 un altro maestro sta cercando di riportare in auge la sua musica. Stia attento, c'è perché? Brutta gente in giro. Ma sono i rivoluzionari, sono i francesi. Mm. Lei ha paura un po' di loro? Mm. Lei per caso è nobile? Che io sappia ancora no. Noi adesso vorremmo capire qualcosa di più di lei, renderle omaggio, perché la sua musica è stata veramente un po' speciale. Le sue capacità sono state molto importanti e forse poco evidenziate. E allora continuiamo a sentire il maestro degli anni 2000 che ci ricorda quello che può di lei sapersi e quello che si può scoprire, perché oggi stiamo facendo un viaggio realmente molto particolare. Maestro, a lei. Questo manoscritto mi è arrivato perché mi è stato regalato da mio papà, che aveva comunque condiviso questa mia passione per Viotti, e quando io ho compiuto 18 anni lui mi aveva regalato 3 quaderni comprati da un antiquario di Viotti, e c'era questa composizione. Ma è arrivato il momento di ascoltare il maestro Guido Rimonda, che suonerà il suo Stradivari. Sì, questo Stradivari, Le Noir, uno Stradivari che ha avuto una storia, l'abbiamo vissuta, veramente sorprendente. E suonerà un brano del maestro Tema Viotti. Tema e variazioni in Do maggiore per violino e orchestra. Di Giovan Battista Viotti. Un'opera, mi perdoni, che se lei l'avesse chiamata in altra maniera forse avrebbe avuto un maggior successo, perché questo titolo è un po' complesso per questo brano, che appunto si chiama Tema e variazioni in Do maggiore per violino e orchestra. Rivoluzionari, voi che siete qui,
vi abbiamo fatto venire, anche perché vi riguarda. Allora ascoltate con attenzione dal maestro del 2000, Guido Rimonda, questo tema e variazioni in do maggiore per violino e orchestra. E fate attenzione, anche voi da casa, cercate di capire a cosa somiglia. Io non sono un esperto, ma l'interpretazione fatta adesso dal maestro Rimonda mi sembra esattamente la Marsigliese. Non sembra il suo brano, il tema e variazioni in do maggiore per violino e orchestra. Certamente è la Marsigliese. In confidenza, un'opera minore. Io ho scritto una trentina di concerti per violino e orchestra, questa è un'opera minore. Ma è stata scritta da lei? Certo. Quindi sembrerebbe che la musica dell'inno francese sia opera di un italiano. Dobbiamo capire meglio di che cosa si tratta, ma per essere sicuri, maestro, le chiedo adesso di eseguire lo spartito corretto. Sa, il maestro Rimonda può aver sbagliato, può aver preso quello della Marsigliese, mentre noi vorremmo ascoltare proprio la sua musica, quella del brano tema e variazioni per violino e in questo caso quintetto. Mi metto tra i rivoluzionari e l'ascolto. Sentito? Curioso, no? La storia però ci racconta che la Marsigliese sarebbe stata scritta in una notte del 1792 da Rouget de Lys. Ma c'è di più. Rouget de Lys non era un compositore e, di fatto, cercheremo di capire anche perché, lui non ha firmato la Marsigliese, non ha firmato quello spartito. Per cosa? Per pudore? Sapeva che stava in ogni caso utilizzando una musica non sua? Quanto somiglia a questo spartito di Viotti che invece è stato scritto, è stato composto 11 anni prima? Sembra proprio una missione impossibile. Ragazzi, basta! È una cosa seria questa, sono ragazzi. Maestro. Rouget de Lys scrisse questa partitura, così ci tramanda la storia, a Strasburgo, a casa del sindaco di Strasburgo, dove era presente quella sera anche Pleyel, che era appunto l'editore, era stato l'editore di Viotti. Quindi probabilmente il collegamento è stato quello. Complimenti, maestro Viotti, si è scelto proprio un bel editore, di fatto l'ha tradita. Si sarà forse fatto prendere dall'entusiasmo e quella notte bevvero troppo. Eh sì, bevvero troppo, ma hanno fatto un bello scherzo. E comunque, dopo, perché lei non ha fatto rivalere i suoi diritti legati all'ingegno? Avevo altre priorità, stavo fuggendo in Inghilterra perché temevo che mi tagliassero la testa. Eh sì, del resto lui lavorava per il re di Francia, in quel momento i dignitari, i regnanti e anche i collaboratori non passavano un bel momento. Ma finita la rivoluzione francese, perché non ha ancora una volta provato a dire che quella musica era sua? Napoleone non sopportava la Marsigliese e io avevo già tanti nemici, non volevo farmene uno nuovo. Tante volte abbiamo visto che la storia è stata scritta dai vincitori. In questo caso i vincitori si sono anche impossessati della musica. Anche perché la Marsigliese non era così famosa come la conosciamo oggi. Prima era un canto rivoluzionario, poi è arrivato Napoleone che non lo voleva più sentire e insomma questo presunto plagio era rimasto un po' nel dimenticatoio. Ma succede qualcosa. Entriamo qua perché il racconto si fa interessante. È il 1876, quando i francesi decidono che questo canto rivoluzionario diventi l'inno di Francia. Sì, l'inno di Francia, quindi diventa importante, importantissimo. Ma non hanno fatto bene i conti con la storia, perché quella musica non era completamente francese. Stiamo per scoprire
passo per passo, le prove che ci porteranno ad un finale realmente sorprendente. Bene, dobbiamo fare un passo indietro e tornare al momento della Rivoluzione francese, perché una delle due prove che sveleranno questo mistero ci arriva direttamente dai rivoluzionari francesi. Sì, perché Viotti, suonando alla corte di Francia, a un certo momento è dovuto fuggire, perché arrestati il re e la regina, arrestati i dignitari, stavano andando a prendere anche chi lavorava con loro, e lui era un musicista al servizio del re, tanto era bravo. Comincia a fuggire, ma con lui doveva fuggire anche una donna, una contessa, ma considerata la più brava pianista di tutta la Francia. Ci è mancato un attimo. Viotti riesce a scappare, la pianista no. Viene portata in galera. Al processo le viene chiesto di eseguire la Marsigliese. Lei non poteva conoscere la Marsigliese perché era stata scritta mentre era in carcere. Come ne uscirà la contessa Hélène? Siamo nella sala del tribunale, il popolo, il giudice, la contessa. E cosa succede? Il giudice vuole tirargli una trappola, vuole metterla in difficoltà, vuole portarla sulla forca, perché lei rappresenta il nemico del popolo. E allora gli chiede una cosa, di suonare la Marsigliese. L'abbiamo sentito. La contessa ha un pensiero, un ricordo. Quando era chiusa nelle prigioni, aveva sentito che il nuovo canto rivoluzionario era in qualche maniera vicino a quello che aveva scritto, a un brano che aveva scritto il grande violinista italiano. Bene, poteva giocarsi questa carta, poteva provare a vedere se il brano del suo amico, con il quale non è riuscita a fuggire, era realmente molto vicino a questo nuovo canto rivoluzionario che lei non aveva mai sentito. Rischia il tutto per tutto, si siede al piano, in questo momento è qui, e prova a suonare il tema e variazioni del grande violinista, sperando che le due musiche siano vicine. Contessa, è arrivato il suo momento, qua si gioca tutto. Un trionfo, i rivoluzionari portano in trionfo la contessa, il brano di Viotti era talmente vicino, talmente uguale, che le piccole variazioni vengono considerate addirittura un abbellimento, e quindi di colpo la contessa diventa una di loro, una rivoluzionaria. Il giudice, che la voleva morta, è sconfitto. È andata male, giudice, l'autore era un altro, e quindi adesso per noi è arrivato il momento di uscire dalla storia e di arrivare verso un'altra prova, molto più recente, per completare questo quadro. Allons enfants de la patrie, jour de gloire est arrivé. Allora è arrivato il momento di tirare le fila di quanto abbiamo raccontato, anche per chi magari si è sintonizzato questa sera un po' più tardi sul nostro programma. Prima parte. Abbiamo trovato un dipinto e dei documenti che parlano di violino prima della data della sua scoperta ufficiale. Secondo, abbiamo parlato di un altro violino, uno Stradivari chiamato Lenoir, una storia bellissima. Terzo, l'argomento forse più intrigante, più toccante, più ricco di mistero, l'inno francese, la Marsigliese. Sembrerebbe che un autore italiano, Giovan Battista Viotti, un grande violinista, avrebbe composto un tema e variazioni in do maggiore per violino e orchestra, che sarebbe quella della Marsigliese. La
l'autore della Marsigliese, avrebbe composto la Marsigliese 11 anni dopo questo brano composto da Viotti. Viotti l'avrebbe composto nel 1781, Delisle nel 1792, 11 anni di differenza. È possibile che questa ipotesi possa diventare realtà attraverso dei documenti, attraverso una perizia, attraverso una pistola fumante, così viene chiamata la prova assoluta? Bene, dobbiamo farvi vedere questi pezzi di carta. Eccoci qua, maestro Guido Rimonda. Buongiorno. Ci incontriamo finalmente. Finalmente, come sta? Tutto bene? Tutto bene. Sì. E abbiamo fatto questo viaggio. Questo viaggio, lei in un luogo, in un altro, ma abbiamo raccontato cosa c'è intorno a questi violini, in particolare a un violino e intorno alla musica di Viotti. Allora, intanto, eccolo qui. Abbiamo lo Stradivari Noir. L'originale è lui, è qui davanti a noi. Lo posso toccare anche certo, solo per un attimo? Certo, ci mancherebbe. Che emozione, è leggerissimo. È leggerissimo, è un violino, abbiamo raccontato la sua storia, un violino che ha fatto la storia di questo strumento. Io lo rimetto nelle sue mani perché deve essere trattato con tutte le delicatezze possibili. Allora, abbiamo detto, abbiamo appena riepilogato tutta la storia, abbiamo detto che siamo di fronte a dei pezzi di carta a questo punto. Lei ha lo spartito originale di Viotti, io prenderei la prima pagina. E questo che cos'è di preciso? Questo è il complessivo, cioè la parte di tutta l'orchestra, con tutta la formazione. E qui c'è la firma. La firma di Viotti, e la data e la data. E la data. Che è 2 marzo 1781. Quindi questa potrebbe essere la prova. Questo è lo spartito di Viotti, 11 anni prima della composizione della Marsigliese. Un musicologo non italiano ha detto, ma attenzione, questo potrebbe essere un falso. Perché? Perché questa data cosa avrebbe? Ha più inchiostro e quindi lui ha pensato che fosse un'altra mano aggiunta in un secondo momento. Attenzione, non ha pensato che forse chi ha composto, cioè Viotti, chi ha fatto questo spartito ha intinto di nuovo l'inchiostro e ha messo la data. Ha pensato che si trattasse di un falso, ma come si dice in questi casi? La fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede benissimo. La sfortuna ha colpito questo musicologo perché lei ha trovato un altro spartito realizzato in contemporanea a quello. Ma perché è stato fatto un secondo spartito? Che cos'è questo spartito? Questo spartito invece rappresenta la parte staccata dalla partitura del violino principale. In questo caso la scrittura della data è perfettamente identica alla scrittura del resto. Ma noi non possiamo accontentarci solo di questo, perché questi due pezzi di carta non possono bastare. Ci vuole un esperto. Certo. E lei ha fatto fare anche una perizia. Una perizia che, dopo una serie di motivazioni carta canta, alla fine parla della carta filigranata, certamente prodotta nel XVIII secolo, e che l'inchiostro ferrogallico, così viene chiamato, risale esattamente alla stessa epoca. Quindi tutto, con una brutta parola, è coevo, è dello stesso periodo. Però mi deve togliere uno sfizio. Sì, certo. Io non so leggere bene la musica come lei. Io vorrei che lei, leggendo proprio lo spartito del violino principale, utilizzando questo violino, Le Noir di Stradivari, mi riprendesse proprio il passaggio che ci ha fatto venire qualche dubbio. Me lo può suonare? Certo. Penso che anche a un orecchio non esperto come il mio e magari come quello di molti di voi, questa musica ricordi poco poco l'inno francese, ma abbiamo visto che è stata scritta 11 anni prima della Marsigliese. Insomma, amici francesi, voi sicuramente avete un inno bellissimo, sicuramente le parole di quest'inno sono altrettanto belle, ma mi corre l'obbligo di dirvi che ci sorge il dubbio che la musica non sia proprio molto diversa da quella di un italiano. Quindi è probabile che la musica di quest'inno sia italiana. Ma noi siamo un popolo generoso.
facciamo in modo che questo rimanga assolutamente di vostra proprietà, anche se carta canta e noi abbiamo solo cercato la verità. Grazie. Maestro, grazie a lei, un saluto agli amici francesi e buona marsigliese.